Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo sarà un What It Any Day post abbuffata. Mi scuso per la faccia, ma sono le 6:30 di mattina. Io sto sveglia dalle 5 perché devo andare a pubblicare e mettere in privato alcuni video per YouTube che poi voi vedrete. Questo video sicuramente lo vedrete a fine ottobre, metà ottobre, sì, a finitura di ottobre, e vedrete prima il blog. E poi questo qui, perché questo è il giorno dopo il vlog. Oggi è 7, se non mi sbaglio. E quindi ho fatto appensione un sì. Yogurt greco con banana e qualche mandorla. Semplicissimo. Il consiglio che vi do è quello di bere tantissimo, infatti io stamattina ho già finito 1 litro d'acqua ed è solo passata un'ora, poi comunque mi andrò ad allenare e farò moltissimo cardio oggi perché veramente mi sento una bomba, sicuramente ieri avrò introdotto 4-5 mila calorie perché comunque i piatti erano pieni d'olio, quindi però erano buoni, ogni tanto ne valsa la pena, io già lo sapevo. E andavo a fare questo sgarro e quindi pesante, quindi mi sono preparata qualche una settimana prima, tutto perfetto. Quindi mi scuso anche se parlo piano e che qui comunque per non disturbare, perché sta comunque le mie sorelle che dormono, quindi io vi lascio al video. Adesso mi bevo il mio caffè e vado a scuola perché il dovere chiama. Ci voleva. Le mie 2 ore e mezza di allenamento sono terminate, penso che si vede dalla faccia sfatta. Ho appena finito di fare cardio, cioè non devo girare su me stessa, altrimenti viene mal di testa. Adesso vado a casa, doccia e poi facciamo un bel post workout. Vi faccio vedere anche in giornata detox come mi comporto. Oggi qui con la preparazione del pranzo ad accendere il nostro cuochetto, poi vado ad aggiungere 150 ml di albume che già ho pesato verso qui dentro. Con una spatola vado a girare, sempre a girare, perché devo fare tipo come le uova strapazzate, però in questo caso è l'albume strapazzato, perché poi lo andrò ad aggiungere nell'insalata. Poi vabbè, vedrete tutti i passaggi. Sì, ci vuole un po' di pazienza, perché bisogna sempre girare, altrimenti si attacca tutto sul fondo della padella e poi è uno spreco sia d'albume, perché comunque sono un macro, però già si sta facendo perché l'albume subito, cioè alla fine le uova, l'albume subito cuociono. E quindi io vado sempre a girare. Vi consiglio di farlo sempre con una spatola in silicone, perché altrimenti rischiate di, essendo che è una pentola antiaderente e quindi è delicatissima, andate, se lo fate tipo con un cucchiaio che è comunque di acciaio, andate a rovinare la pentola, quindi sempre gli accessori plastica, cioè di gomma più che altro, in silicone, va? Questa qui è la consistenza, come vedete, così. E quando raggiungerà questa consistenza, così tipo fiocchi di latte, è pronto. Quindi spostiamoci da questa location e andiamo sul tavolo, che andiamo ad assemblare tutti gli ingredienti. È finita! Eccoci qui con l'assemblamento di tutto. Allora, io utilizzerò il tonno. Sì, qua sta il cucchiaio, perché come sapete io compro il tonno naturale all'Eurospin marchio Ondina. Questo è
160 grammi di tonno, però sgocciolato e tutto sono 112. In più ho aggiunto 4 ml di olio extravergine d'oliva. Perché, come sapete, io compro questo qua naturale perché più ho fatto la differenza tra quello all'olio extravergine d'oliva, che sono tutti grassi e di proteine, c'è cioè poco e nulla, soprattutto quello del Rio Mare, no. E quindi ho preferito comprare questo qua naturale che è pesce, cioè ha una quota proteica in più. Però ci aggiungo io, sgocciolo tutto l'olio e aggiungo io l'olio extravergine d'oliva. Così mi piace fare, mi trovo bene con questo metodo e continuo così. Però per chi non vuole fare come faccio io e vuole il tonno naturale, puzza il tonno naturale, cioè voglio fare schifo tonno naturale. Però così ho trovato una buona soluzione. Sì, mi scuso se lì c'è troppa luce, ma vabbè. Comunque. Io prendo la mia bella ciotola ed aggiungo l'insalata. Io di solito uso l'insalata quella alla fresca, però non ce l'avevo e quindi ci dobbiamo arrangiare. Ed eccola qui io. Sì, ma si smane la sciacqui, no? Perché questa qua è già sciacquata. Ed è 94 grammi. Poi aggiungo il tonno. Ok, azzeriamo io sempre con la mia bilancia. Aggiungo il tonno. E il tonno è 110 grammi. E poi vado ad aggiungere il nostro albume. Bella, adesso vi faccio vedere. Questa è la parte più buona. Questo è il risultato finale. Ora diamo una mescolatina veloce. Così che tutti gli ingredienti si amalgamano bene. Sì, io vi faccio vedere tutto, ma eccola qui. Questa è la nostra insalatona, adesso andiamo a papparla. Sono le 4:46, quindi penso che è arrivata anche l'ora di mangiare. Ho fame, veramente fame. Pensate che stamattina ho mangiato solo yogurt, la colazione che avete visto, poi la barretta proteica, poi sono andata in palestra. Quindi ho smaltito tutto quello che avevo mangiato stamattina. E quindi ecco qui la nostra insalatona. Allora, io inizio a mangiare, ho fame. Scusatemi per le condizioni, ma non potevo fare altrimenti. Ho appena finito di fare la doccia, quindi queste sono le condizioni. E vi volevo dire una cosa prima che poi finisco di mangiare. Allora, questo video è comunque un video, come avete detto dal titolo, What Eating Day, questa abbuffata, ve l'ho detto anche oggi. Allora, io oggi farò così, quindi comunque avrò un deficit calorico. Come avete visto, ho abbassato i carboidrati perché sto mangiando solo l'insalata come carboidrato, poi tutte fonti proteiche. Perché comunque ieri ho fatto comunque un abuso di carboidrati, perché comunque ho mangiato la mattina il muffin, poi sono arrivata lì il cornetto. Poi, ma l'avete visto già dal vlog, poi non è stato solo quello, il dolcino che vi ho fatto vedere là in mezzo, comunque ci sono stati, cioè quello è stato un susseguirsi. Ma vabbè, comunque ieri ho sgarrato pesate, ma ogni tanto ci sta, cioè comunque non io almeno parlo per me, io non devo gareggiare e quindi
Cioè non devo fare niente di particolare che una giornata di quella mi batte tutte le altre giornate che ho fatto. No, perché comunque prima di fare una giornata come quella, io lo sapevo che sgarravo pesante e quindi tutti gli altri giorni comunque mi sono mantenuta, mi sono andata comunque tutti i giorni ad allenarmi in palestra senza problemi, anzi è comunque una cosa che a me piace, quindi proprio con voglia, anzi, ma pure se non c'era questo sgarro comunque io andavo sempre, poi comunque sempre a camminare, io comunque oggi faccio così, ma non è che tutta la settimana, solo perché dovevo sgarrato, tutta la settimana io farò tipo un deficit calorico assurdo. No, oggi c'è stato questo deficit calorico che sicuramente non arriverà neanche alle 1000 calorie, ma ci sta. Perché comunque ieri ne ho introdotte 5-6 mila, ieri sicuramente, perché comunque tutto olio, condimento, massimo 4-5 mila calorie, ieri lo ingerite. Questo è poco ma sicuro, perché poi vari assaggi, cosa, sì. Poi volevo dirvi, io comunque domani liberamente comincerò a mangiare come mangiavo i giorni precedenti. Farò sempre un pochino di attenzione, ma poi non è che tutta la settimana fino a domenica prossima io starò sempre in deficit calorico. No, cioè assolutissimamente no. Come ho vissuto questo sgarro? Io stamattina mi sono svegliata tranquilla. Allora, prima dovete stare bene voi psicologicamente, perché è vero, pure a me è capitato precedentemente che io mi sentivo il giorno dopo, oltre ad essere gonfissima, mi sentivo anche un po' psicologicamente non tanto stabile, bene. Però è una cosa che adesso non me ne frega proprio, cioè parliamoci chiaro, non me lo fotto proprio. Perché so, alla fine mi conosco, so che è una cosa passeggera, è solo oggi, massimo domani, ma mercoledì, cioè, no. Quindi la vivo proprio tranquillamente, l'ho voluto fare, sono molto, che l'ho fatto, quindi molto tranquillamente. Un'altra cosa che vi voglio dire, e poi vi lascio che sto parlando tanto, un'altra cosa che voglio dire, bevete tanto, come vedete, questa è la quarta bottiglia della giornata. Sì, ho perso il conto di quanto ho bevuto, ma ho superato già i 5 litri d'acqua. Io bevo già di mio tantissimo, ma comunque dopo uno sgarro bevete tanto, bevete, non fate che non bevete, oppure bevete quei 2 litri, no, bevete tantissimo, che così farete tanto plim plim e vi aiuterà tanto. Quindi alimentazione, bevete, allenamento, tutto, e non avete paura di sgarrare, perché uno sgarro non vi uccide, non vi manda a quel paese un mese, un anno, due, tre, quattro, cinque di allenamento. Quindi lo sapete meglio di me chi si allena di più di me, quindi state tranquilli. Io adesso mi vado a mangiare questa bellissima insalatona e noi ci vediamo sicuramente stasera, perché sono le 5 e non farò merenda. Assurdo. Sono le 5, quindi ci vediamo stasera con la cena.